anche all'inizio di questa nuovo percorso, presento un po' la tematica di quest'anno, come è nata l'idea di questo tema di partire dalle periferie, e poi presenterò la tematica di oggi il relatore, che qualcuno già conosce, fra Pietro Paradisi. Allora, il titolo è Ripartire dalle periferie, da San Francesco al Sinodo per l'Amazzonia. Abbiamo voluto un po' coniugare alcuni temi della spiritualità francescana con diciamo il cammino che la Chiesa sta facendo rispetto appunto a queste tematiche, quindi alcune affrontate dal Sinodo per l'Amazzonia, ma anche tematiche affrontate da Papa Francesco proprio sulle periferie, su questi temi anche un po' più attuali. Quindi l'idea, ecco, è sempre coniugare il messaggio di Francesco con quello che sta avvenendo oggi, con l'attualità, con tematiche e emergenze che sono presenti nella nostra società. Perché l'obiettivo è sì quello di approfondire la spiritualità francescana, ma anche quella di collegarla alla vita di tutti i giorni. Quindi lo spazio è anche alle chiavi di attualizzazione, alle chiavi di lettura per la nostra vita, per come viviamo le nostre relazioni, per capire e comprendere e vivere appieno anche le dinamiche che ci circondano. Ecco, abbiamo scelto, come avete visto un po' dal volantino, alcuni temi. Di solito appunto ci sono due opposti, due termini opposti, questa volta dal conflitto all'incontro, e poi un episodio chiave della vita di Francesco, o uno spazio, o una relazione specifica che Francesco vive, da cui partiamo per entrare nel tema. Il ciclo si compone di 5 incontri, come avete visto, interverranno docenti che ci offriranno le loro competenze in maniera specifica, e come gli scorsi anni questo ciclo di incontri è stato elaborato in collaborazione con l'ufficio toscano, con l'ufficio scolastico per la Toscana, con il MIUR, l'ufficio scolastico per la Toscana. Vorrei ringraziare la professoressa Milva Segato che è sempre insomma l'appoggio a questa iniziativa, così come è un'iniziativa che ha il patrocinio anche della Pontificia Università Antoniana, perché mandiamo il programma, lo valutano e insomma danno il patrocinio perché sostengono questa iniziativa. Ecco, entrando un po' nel tema di oggi, dal conflitto all'incontro Francesco e Lupo, partiremo appunto da questo episodio che è molto famoso, che tutti conosciamo, attraverso il quale vogliamo proprio cogliere un po' questo passaggio che ci propone Francesco, da una situazione statica di conflitto, di opposizione, di contrapposizione, all'attivazione di un processo, diciamo, di movimento, no? di avvicinamento, di riconoscimento, di incontro, no? Quindi ci propone proprio questo passaggio, e su questo vogliamo appunto riflettere oggi, non solo perché è una tematica tipicamente francescana, ma perché è anche una tematica che a cui tiene anche Papa Francesco quando ci parla appunto di tenerezza, quando ci parla della necessità di vivere relazioni intense, sane, della valorizzazione degli scarti, dell'andare verso le persone. Per affrontare, per mettere a fuoco questo tema, abbiamo invitato appunto un noto relatore, che fra l'altro è già venuto, vero, Davide, una tradizione, quindi qualcuno che è più vecchia data di me lo conosce e già potuto apprezzare, che è dell'Ordine dei Frati Cappuccini. Ha numerosi titoli. Io ho chiesto a Fra Pietro di darmi qualche indicazione a biografia, mi ha scritto di solo che sono frate cappuccino peccatore. Va bene, allora ho capito, sono andata su internet a vedere, a cercare di estrapolare delle notizie, insomma, diversi titoli. Dico soltanto che insomma attualmente insegna teologia francescana, introduzione ai scritti francescani presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi, dove tra l'altro è passato anche ricoperto il direttore, il ruolo di direttore. Ha scritto molti contributi scientifici. Io che lavoro all'università sono andata accademia, perché sono andata a vedere un sacco di articoli anche inseriti in questo sito, contributi scientifici, libri divulgativi, tra cui appunto Caro Leone, ti scrivo, io ho letto La fragilità in San Francesco d'Assisi, insomma diverse, Chi è mio padre, Pietro di Bernardone nella spiegazione di Francesco d'Assisi, insomma tantissime pubblicazioni, se guardate su internet emergono.
e in particolare sta lavorando sul libro proprio che uscirà tra poco, Francesca il Lupo, quindi veramente la persona più adatta per introdurci su questo tema, e tra un po' uscirà anche il libro. Quindi ecco, lo ringrazio per aver accettato anche con molto entusiasmo, quindi grazie per essere qui, e do inizio, insomma diamo inizio ufficialmente a questo ciclo di incontri, quindi vi farei un applauso. Sì. Organizzativo, la segreteria è chiusa a questo momento, riaprirà eventualmente se qualcuno ha bisogno ancora di iscriversi durante la pausa. Videoregistriamo gli incontri, vediamo se riusciamo a inserire il sito. Registreremo anche l'audio, quindi poi valuteremo se ce la facciamo. Intanto videoregistriamo anche gli incontri per dare più diffusione possibile a questa iniziativa. Quindi grazie, grazie per essere venuti, e do la parola a Fatti. C'è la tosse, non so, c'è l'emozione, probabilmente. Poi stavo riflettendo che faccio l'amplen con oggi, e come se fa la speciale, così non le faccio mai. Sono abbastanza in movimento per gli incontri, ma come questa, perché ho iniziato lunedì scorso, ho incontrato i frati Cappuccini, qui a Firenze, poi ho fatto due giorni di formazione delle juniores e clarisse, ieri avevo i diaconi permanenti e oggi l'ops. È una cosa abbastanza interessante. Sì, grazie dell'invito, anche perché mi permette di condividere con voi ciò che poi in fondo interessa anche a me. Parlare di Francesco e incontrarsi con lui ogni volta costituisce per me uno stimolo per guardare qualcosa di bello, di buono, di avere motivi per essere un uomo e umano. Questo è un pochettino al fondo. E poi ci sono diverse possibilità appunto di chiedere a Francesco che significa essere umani. E oggi quello che vi vorrò offrire è il risultato di un incontro che abbiamo fatto. Questo è il risultato di un incontro che abbiamo fatto l'anno scorso a Sansepolcro, dove appunto l'inclusione del diverso come opportunità o come problema, il diverso un'opportunità o un problema, è indubbiamente un problema, no? Perché il diverso ci chiede un movimento, ma è soltanto un problema da subire o un'opportunità che potrebbe diventare una buona opportunità. Allora, il titolo che do, il sottotitolo, storia di una mediazione politica per l'inclusione del diverso. La parola politica l'ho voluta utilizzare consapevolmente, perché è la polis. Credo che una fede che non diventi politica, c'è un incontro con la polis, col nostro stare insieme dentro la città, è una fede che non è sufficiente a se stessa. Non è per un dono, una fede che basti a se stessa, che direbbe un circolo chiuso, ma non è quella di cui Gesù ha parlato e ha vissuto. Questa è un po' l'idea di fondo. Allora, che faremo? Io vorrei fare tre passaggi in gioco, cioè due. Un momento introduttivo, la città comunale e la conversione politica di Frate Francesco, politica indubbiamente tra virgolette, poi vedremo, cioè vedere un po' il punto di partenza, il contesto, perché quella storia lì si colloca dentro una cultura precisa e vale anche per noi. Qual è la domanda? Non è quello che dice, non è il problema quello che dice il Vangelo, ma quello che dice il Vangelo a questa generazione. Chi è questa generazione? Cioè il vero problema, forse più grande dell'altro, di cosa dice il Vangelo. Allora, la città comunale, la conversione politica di Francesco, poi non lo leggeremo, ma ci fermiamo un momentino sul testo dei Fioretti 21, vi dico due o tre elementi, ma veramente generalissimi, e poi, come se l'avessimo letto, il terzo punto è un commento, vedremo un po' come è strutturato quel racconto. Questa è un po' l'idea di fondo di questo primo momento fino alle 5.35, 5.40, vediamo come riuscire a resistere.
e poi ci facciamo una pausa e dopo faremo uno spazio non tanto lungo sul, sul Papa Francesco. Avremo prima Frate Francesco e poi Papa Francesco. Tutti i Francesco. Allora, la città comunale dentro le sue mura. Io gioco sulle mura, che una volta erano un elemento fondamentale della città, oggi non abbiamo più. Si chiudevano le porte delle mura, sì. E chi era dentro, dentro, e chi era fuori. Per cui le mura giocavano un ruolo enormemente importante. Vorrei ricordare un po' il ruolo reale e simbolico delle mura, perché distingue chi è dentro e chi è fuori. E chi sono dentro e chi sono fuori hanno diritti e ruoli diversi tra loro. Allora, il contesto medievale della città, delle città comunali, del centro Italia, tra l'altro, erano uno spazio circoscritto dalle mura con una vitalità interna enorme, era la rinascita politica, economica e culturale dopo il grande declino successivo all'impero romano. In fondo l'Occidente rinasce dal X-XI secolo in poi. E il XII è come il PIL, sarebbe a quel tempo il PIL, non so se era 10%. C'era una società che stava macinando novità a tutti i livelli. E questa vivacità interna, e questa vivacità della città aveva due spazi, quello interno e quello esterno. Perché è su questo rapporto tra quelli che vivono dentro e quelli che vivono fuori. Oggi non ci sono più le mura, ma una diversità tra gruppi rimane lo stesso, e dunque ci sono delle mura in qualche modo ideali o che dividono i gruppi sociali. Allora, al loro interno la forza di quella società era una capacità di creare relazioni in cui le strutture di potere, proprio per lo sviluppo che stavamo vivendo, era la questione al centro. Come organizzare il potere? In base a quali criteri? In una delle novità, dove non c'erano più semplicemente i terrieri, i nobili terrieri, ma iniziava una nuova realtà che sarà la forza del centro Italia, e Firenze è stato emblema, il denaro, il mercato, lo scambio, iniziano quello spazio nuovo che non erano né poveri né fuori delle mura, ma non erano neanche nobili. E qui il comune è dover trovare le relazioni interne di sistemare i rapporti di forza che si stavano affermando. In questo contesto cioè, il podestà costituiva una figura di enorme importanza, il mediatore tra le parti, perché le parti potessero ottenere un rapporto di collaborazione con la diversità, perché da questo dipendeva il benessere di tutti, ma hanno un compito complesso. Dunque quelli all'interno. All'esterno le mura costituivano la pelle di un corpo che aveva una forza di sviluppo enorme, ed era la pelle che difendeva dall'esterno, difendeva dalle altre città, le famose guerre tra città era all'ordine del giorno, poi magari ne scappava morto duro, non è che ne scappavano molti, però la violenza e la relazione di concorrenza tra le parti, tra le città, il campanilismo è stato uno dei principi che ha arricchito e reso belle le città italiane, allo stesso tempo anche ha creato qualche violenza reciproca, e le mura costituivano e la dimostrazione di quanto siamo importanti noi e un modo di impedire a te di imporre il tuo potere. Ma oltre la città di fronte, le mura si confrontavano e stabilivano una divisione con quelli che vivono ai margini della città, in particolare i serbi della gleba, quelli senza diritto, totalmente servi, schiavi, alla fine della società aveva i paria, erano quelli. E gli ultimi degli ultimi, i pericolosi, i ladroni, indubbiamente come oggi, ma sono meglio, e i malati, quelli pericolosi, i lebbrosi, erano gli ultimi degli ultimi, perché non soltanto emarginati, fuori, ma anche pericolosi, dunque rinchiusi, no?
questa è un po' la struttura di fondo. Bene, il mondo del comune medievale. Quel mondo del comune medievale dentro il quale vive e si sviluppa la vicenda di Francesco. La conversione di Francesco fuori delle mura, io sto giocando con le mura, è lo spostamento di un uomo che lascia la città, ma non per lasciare la città, ma per posizionarsi tra quelli che sono ai margini della città. Perché anche loro appartenevano alla città, ma gli esclusi. Lui rimane dentro, rimane nel contesto politico della città, ma schierandosi o iniziando a vivere tra quelli fuori. Allora, su questo io volevo fare tre aspetti, tre passaggi. Sulla conversione politica di Frate Francesco. Il progetto di diventare cavaliere, cioè, sappiamo molto bene, qui velocissimamente, chi è mio padre, se qualcuno ha letto quel testo, in fondo Francesco è figlio di un mercante le cui denaro abbondante avrebbe voluto, permesso di diventare non soltanto mercante ma nobile, cavaliere, e questo era possibile attraverso il figlio. Un investimento anche grosso, cavallo, armatura, un uomo che poteva spendere. Con un figlio brillante, primogenito maschio, che costituiva la possibilità di un sogno. Quel sogno delle armi che Francesco ingloba, introietta, come progetto possibile di essere dentro la sua società, vivere su nella rocca di Assisi. Idealmente avrebbe voluto vivere sulla rocca, al punto più alto della posizione dentro la struttura sociale, dalla piazza alla rocca. A quel sogno delle armi, qui mi sto riferendo un po' a quei due sogni fondamentali di un uomo che cambia di prospettiva, sente che quel primo sogno delle armi costituiva un sogno che non reggeva, cioè al secondo sogno di Spoleto, conoscete, no? Il tragitto che va e si ferma. Adesso al di là di cosa la veridicità di quei sogni, cosa significano, ma indubbiamente sono due sogni a contrasto. Di un primo progetto che viene smentito dal secondo sogno, ma dove vai Francesco? È questo quello che paga la tua, dà risposta alle tue esigenze di vita, di qualità, di umanità? Ed è il travaglio di un uomo che deve dare risposta a se stesso, cioè il rapporto al padre deve prendere deve scoprire una propria identità. Sono io o è mio padre? Sono io a sognare quel sogno o è mio padre che sogna per me? O c'è dentro di me un'altra esigenza, altra roba? Il sogno di Spoleto è un'intuizione, una sensazione di Francesco a cui ha dato ascolto, è stato onesto con se stesso, avrebbe potuto dire ma sì, avrebbe continuato e avrebbe vissuto una vita inautentica. Ha voluto ascoltare quella diversità di sensazione, prenderne le conseguenze e tornare indietro per un nuovo riposizionamento dentro la società comunale. Quale? Non lo sapete. Il punto di svolta lo racconta lui stesso, è questo evento che io uso, chi mi ha sentito ogni tanto, io ritorno sempre a questo, ma sapete, non posso non riutilizzare questo, è come la chiave passepartout. È chiaro che uso sempre la stessa quando passo per le porte, perché la chiave passepartout per conoscere il DNA evangelico esistenziale, evangelico di Francesco, perché lo pone lui all'inizio, questa è la chiave, dice lui, che ha aperto il mio cuore, attraverso il quale poi io ho aperto il senso della mia esistenza, cioè l'esperienza con i lebbrosi, i primi tre versetti del testo. Io l'ho scelta senza nessun problema come il passepartout dell'esperienza di Francesco, il DNA è lì. Allora, il Signore mi condusse fuori delle mura, tenendo presente l'immagine delle mura, il Signore mi condusse tra loro, cioè mi fece uscire da Assisi. Non mi condusse una grande impresa di guerra e di vittoria, ma mi condusse fuori delle mura, a ridosso della città, per condividere la sorte di quelli che ne erano esclusi. Mi condusse tra i lebbrosi, giù, arrivo torto. E
io feci misericordia con essi. Questa è la grande parola. Le due sono: il Signore fece la mia storia, io mi lasciai condurre, la riconobbi questa conduzione, incontrai Lui nei fatti e io risposi, io presi posizione, feci una scelta politica, religioso trattino politico, condividere la sorte per includerli nello spazio cittadino. In qualche modo diventa l'unione tra quelli di dentro e quelli di fuori. Lui totalmente integrato in quelli di dentro diventa parte di quelli di fuori. Fa un legame politico. La misericordia è dare il cuore a coloro che erano esclusi da questo cuore della città. E ciò che era amaro, disse lui, si trasformò in dolcezza e nacque la pace. Trovò quello che cercava quando non lo cercava più per sé, donandolo agli altri. Il senso della propria esistenza la incontrò quando non la cercava più, perché si occupò e preoccupò della loro storia, di quelli che erano esclusi, e li guardò con il cuore, cioè senza più guardare o essere occupato e preoccupato del suo cuore. Nel momento che si dimenticò di sé e si prese a cuore la sorte degli altri per renderli partecipi di una stessa appartenenza, in quel momento ottenne la risposta alla sua esistenza. Terzo punto. Il terzo punto è che questa esperienza di partenza politica, vorrei dire, non lasciare la città, ma includere quelli di fuori per farli appartenere a uno spazio di condivisione del cuore, costituì alla fine il progetto generale della vita con i suoi frati, insieme ai frati, per annunciare la pace, per annunciare la possibilità di relazioni non divise, non contrapposte, non bloccate o separate da mura, da porte. In questo senso, allora, il suo indubbiamente la scelta che fece politica, di nuovo uso sta parola perché a me mi piace e credo che sia del tutto legittimo utilizzarla, non fu una scelta né di tipo rivoluzionario contro qualcuno, contro i cattivi di dentro, ma né fu una scelta di eremitaggio da solo per incontrarsi con il Signore, ma fu restare diverso dentro quelle dinamiche socio-culturali e economiche. Condividendo ancora quella storia, quel comune, si aggirava dentro il comune, ma in un modo nuovo, ricordando che è possibile, fratelli, è possibile. È interessante quando lui racconta nel testamento l'ultima memoria che racconta, quando poi dirà: mi darò dei fratelli con i quali vivevamo così, e c'è una descrizione dal versetto 16 al versetto 23, l'ultima memoria di quell'esperienza di partenza con i fratelli, e il Signore mi liberò che dicessimo questo saluto: il Signore ti dia pace. In fondo tutto il nostro modo di vivere, diverso, senza più potere, condividendo la sorte degli altri, sottomessi a tutti come i servi della gleba, in questo spazio nuovo, noi cittadini che rimanemmo cittadini ma dentro una logica nuova, con una logica nuova, tutto perché potessimo annunciare una parola nuova, quella che con le mura sembravano una parola inutile, perché la pace lo fa le mura. No, la pace la creiamo noi altri. Il Signore mi disse che dovessimo essere l'annuncio della pace, strumenti di pace. Sapete, questa parola fu uno scandalo, ma di chi stanno a parlare questi? La pace è come una parola strana. Ora vi voglio leggere un testo che è della Regola Bollata, quello in nero, della Regola Bollata al capitolo terzo, che è uno dei testi più belli, tra altri, ma questo quando descrivi i frati li descrive perché loro potessero essere uomini di pace. Perché tutto questo che sto dicendo, poi lo troveremo in lui. È un uomo in azione nel quale vi troviamo stanotte.
Allora quando parlerà di voi dovreste essere così per essere annunciatori di pace. Questo, ripeto, è un testo tra i più belli di Francesco. È interessante che un testo aperto da tre verbi ha in prima persona. Voi sapete che nella regola bollata 7-8 volte lui prende la parola in prima persona. Io, qualcosa che non è molto normale in un testo giuridico. Ma lui sentiva così ovvio che la sua parola, il suo io, diventava normativo per lui, che usa la prima persona. E anche Ugolino, il cardinale Ugolino che stava accanto, grande giurista, sente che non può togliere quell'io, frate Francesco. Bene, qui è uno dei quei testi. Ed è un testo di frate Francesco, sicuro, perché il suo stile, la sua modo di parlare, il suo modo di sognare. Consiglia invece, ammonisco ed esorto i miei frati del Signore che quando vanno per il mondo, quando escono dalla città, quando stanno sulle strade degli uomini, quelli che sono fuori dalla città, sulla strada, quando vanno per il mondo, ci sono quelli che non litighino ed evitino le dispute di parole e non giudichino gli altri. Uomini che non devono mostrare la loro forza, il loro potere, la loro capacità di imporre la verità. Cioè, il Papa Francesco non facciano litigi, non dimostrino agli altri quanto sono bravi, forti, intelligenti per soggiogarli e obbligarli alla verità. Non è questo lo stile nostro. Scusate, ma se si fossero chiamati, li chiamò frati minori. Chiaro, se la stile invece era quello di imporsi, di fare una bella disputa e vincere sugli altri, forse l'avrebbe chiamati, scusate, legionari di Cristo. Cioè, il legionario è quello che porta l'abita romana e la impone. No, frati minori, non litighino, non facciano, non dimostrino nulla. Ma, siano miti, pacifici, modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene, e in qualunque casa entreranno, dicono prima di tutto pace a questa casa. E la pace a quella casa era la sua presenza. La presenza di un uomo di quel tipo lì crea pace, crea spazio nuovo, mediatore politico della pace. Questo è un po', diciamo così, una conversione politica alla pace, evangelica ovviamente, nella quale coinvolge anche Gesù. Noi dovremmo enunciare questo modo nuovo di essere, perché la città includa quelli che sono fuori e si crea un rapporto nuovo tra diversi. Ora questo discorso io lo vorrei fare per il lupo di Gubbio, perché è emblematico quel racconto. Allora, alcuni elementi di partenza per capirlo, qui sarebbe da lavorarci un po' più ampiamente, ma un testo parabolico nelle relazioni con il diverso che busca la porta, cioè è una storia vera o una storia parabolica? Voi sapete che gli animali sempre hanno parlato delle fiabe, perché gli animali sono un po' l'altra parte di noi. Ora, è una storia vera? Una storia parabolica, dove il lupo rappresenta il diverso per eccellenza, il diverso pericoloso, quello che se tu lo ammazzi. In questo senso, la storia dei briganti di Monte Casale sono interessanti, quei diversi, problematici, lì non erano violenti, ma insomma, con i frati no, però diventava un problema serio, che facciamo con questo? Come rapportarci con loro? Soltanto che a Monte Casale è un eremo, diciamo così. Il lupo di Gubbio coinvolge una città. Allora, in questo contesto, nella narrazione del lupo di Gubbio, io vedo e tenterò di illuminarle queste caratteristiche interessanti della narrazione del testo. Mi è sembrato, ve lo propongo,
che lì ci sia una efficacia, diciamo, di strategie politiche che potrebbero essere oggi ancora lette come misura, come suggerimento per un buon politico, uno che vuole diventare mediatore tra le diversità, tra le complicatezze dell'essere insieme, e l'essere insieme quando soprattutto viene sorpreso da qualcuno che arriva e non è parte del gruppo. Questione indubbiamente per noi molto, molto importante. In questo senso, questo del lupo di Gubbio spesso viene letta oggi dentro un malinteso, insieme al discorso, alla predica degli uccelli, o altri episodi simili, o anche il Cantico di Frate Sole, quello diretto, ma come se questi testi, questo in particolare, fosse oggi, ora, ieri era letto in un modo agiografico, la santità di Francesco che converte il lupo, e riesce a far parlare e a cambiare l'animale, la santità. Oggi è una riconciliazione ecologica, l'elemento della una natura che viene ad essere riconciliata. A me sembra che queste due letture, ambedue ovviamente legittime, però perderebbero invece l'elemento politico di questo evento. Cioè una città che si deve confrontare con colui che è da fuori delle mura e diventa un problema o un'opportunità. Come dirà Francesco al ministro nei confronti di quel frate difficile, ritieni la sua presenza difficile, complicata, anche se ti battesse, come una grazia. Qui fa altrettanto, il lupo, fratelli miei, una grazia. E c'è una strategia politica interessantissima. Interessantissima. In prima persona Francesco la vive. Allora, la lettura politica, la rilettura politica della parabola. I presupposti, allora, due aspetti io vorrei fare. C'è, mi sembra, io non leggiamo il testo, lo conoscete, e lo illuminiamo parlando, io lo ricorderò parlando. I presupposti politici del mediatore, cioè prima di andare a vedere la strategia che mette in atto, questo uomo metterà in atto quella strategia perché ha dei caratteri umani, relazionali, di questo tipo, senza i quali quelle strategie non sarebbero state utilizzate. C'è un'umanità che precede l'intelligenza sui fatti. Una umanità, la chiameremo evangelica, che ha un'efficacia, che ha una possibilità di essere efficace a livello politico. Allora, quell'uomo ha tre caratteristiche, secondo il testo. Un uomo appassionato, la misericordia nei confronti della sofferenza degli altri. Perché il testo inizia così, il testo così, al tempo che Santo Francesco dimorava nella città di Orgobbio, nel contado da Gobbio, apparì un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli umani, gli animali, ma esandiò gli uomini, intanto che tutti i cittadini stavano in gran paura, però che spesse volte s'appressava la città e tutti andavano armati quando uscivano dalla città, come se egli non andassero a combattere, e con tutto ciò non si potevano difendere da lui. Chi lui si scontrava solo, punto. E per paura di questo lupo vennero a tanto che nessuno era ardito ad uscire fuori della terra. Per la qualcosa, avendo compassione Santo Francesco, è il punto che mi interessava, un uomo che ha compassione. Allora, ci sono due aspetti che volevo farvi notare. La narrazione del testo. Questo della narrazione
Noi, il modo di raccontare crea. Oggi poi la TV, i social, oggi lo usiamo moltissimo, la narrazione. Allora, una narrazione che presenta un lupo grandissimo, terribile e feroce, probabilmente pochissimi ne avevano visti e conti qualche segno, ma la narrazione aumenta la paura. E la paura aumenta la narrazione, dunque il voglia di violenza. E se non si interrompe questa narrazione è finita, sì, è come il latte che va su da solo. Quanto siamo condizionati dalle nostre paure che diventano voglia di violenza, punto interrogativo, ma questo è un discorso complicato. Ma è vero che la narrazione determina la nostra percezione della realtà. Chi è che narra? Poi, di fronte a questa narrazione c'è una compassione. Un politico senza compassio, senza passione per la storia, per le vicende che lo riguardano e vuole metterci le mani con grande rischio, non è un uomo che è capace di entrarci dentro e di trovare vie giuste. La compassione, quale atteggiamento di attenzione alla sofferenza degli altri e per un tentativo di interrompere la logica della paura che diventa violenza. C'è qualcuno che ha voglia di soffiarci sopra perché ne ottiene vantaggio e qualcun altro dovrebbe dire no, interrompiamo questo meccanismo. E in questo senso un uomo, Francesco, che dice io ci avrei voglia di scappare perché non vale la pena mettersi dentro una storia di violenza così ingarbugliata, così bloccata e così senza possibilità, un lupo è lupo, ma chi me lo fa fare? Poi non sono neanche di dubbio, faccio una bella preghiera, una bella benedizione, fratelli, arrivederci e grazie, no? Da bello da lontano, un po' come qualche volta hai fatto con i lebbrosi, sarà passato lì più o meno distante, avrà dato un euro e si è andato via, o anche 10 euro, o forse anche 100 euro, ma la prossimità altrettanto avrebbe dovuto ovviamente fare con quella storia là. Che ci posso fare? Qui c'è un po' invece il ribaltamento di ciò che è logico e tu non capisci perché lo fai, è il fermarsi del samaritano. Chi glielo faceva? La compassione, ebbe compassione. Sapete, questo è un nucleo delle più profonde del nostro cuore, e senza compassione non si fa. Se non c'è compassione c'è interesse tuo, con tutti i rischi di questo. Il buon samaritano, primo passaggio, primo elemento, un uomo appassionato. Il secondo elemento, un uomo coraggioso, perché dice il testo si voglia uscire fuori a questo lupo bene che i cittadini al tutto noi glielo consigliava, e facendosi il segno della Santissima Croce uscì fuori dalla terra egli con i suoi compagni e tutta la sua confidenza, ponendo in Dio e dubitando gli altri di andare più oltre, altri compagni, Santo Francesco prese il cammino in verso il luogo dove era il lupo, ed ecco che vedendo molti cittadini di quali erano venuti a vedere codesto miracolo, a vedere come andava a finire, loro sono caduti dalle mura, il detto lupo si fa incontro a Santo Francesco con la bocca aperta, e poi vedremo la tecnica del lupo. Ora, un uomo coraggioso da solo incontra il lupo, uscì da solo verso il lupo, doveva metterci la faccia, io avevo detto un'altra cosa, sì, senza rischio, senza avere visto la propria persona, quello che fai non ha autenticità. L'autenticità delle cose che fai è il rapporto proporzionato, diretto, in quanto ci metti di te. E dunque si consegna al lupo, con il rischio che lui abbia la possibilità di fare quello che vuole. Ma era il passaggio stretto per poter incontrare. Lo fa, l'altro elemento, uscì dalla città, lasciò le mura, lasciò la certezza, perché se avesse parlato da sopra le mura, lupo, lupo, non funzionava, e lupo diceva non mi frega, se non scendi giù
e non ci incontriamo, non mi puoi parlare. Uscì dalle mura, da quella sicurezza, da quella struttura, da quell'appartenenza, mettendosi in balia dell'altro, e lo fece nel nome della croce, si fece il segno della croce. Qui non è un portafortuna, speriamo che il Signore mi aiuti, ma è la logica che assumeva nell'incontro con il con quella gratuità che io proclamo ogni volta che faccio il segno della croce, colui che è venuto dentro il mio spazio senza difese. A partire da quella logica che io imposto l'incontro con il mio, non a partire da altre logiche, quella della gratuità per te e per questa gente. Uomo, allora, dicevo, uomo appassionato, che ha bisogno di coraggio, la passione senza coraggio non va molto distante, e terzo, un uomo rispettoso, un uomo che dà stima e rispetto, frate Lupo. Quando lo incontrò, appena lo incontrò, gli disse: vieni qui, frate Lupo, io ti comando e mi fermiamo. Ma io vorrei fermarmi su questo frate Lupo, che è poi l'attributo lupo più frate, frate Lupo, che costantemente Francesco utilizzerà. Non smetterà più di chiamarlo frate Lupo, perché se avesse smesso di chiamarlo frate Lupo, il lupo avrebbe detto: no, questo forse non pensa quello che dice, perché non c'è la sua bocca. E quello l'ha detto all'inizio strategicamente: ma non mi sente fratello. Allora, un uomo rispettoso, frate Lupo. Allora, davanti a lui, perché lo ripetono soltanto, gli fa il segno della croce, di nuovo: io sono davanti a te nel nome di un altro e ti incontro secondo questa luce. Secondo elemento, e lo chiama frate Lupo. Tu non sei un nemico, tu sei mio fratello, nella diversità che abbiamo tra noi. Cioè, la prima base dell'incontro che ho con te è quello di essere fratello. C'è un unico padre che ci ha generato. Il linguaggio che Francesco, l'utilizzo che fa di questo termine, lo sappiamo, è frequentissimo. Il cantico di Frate Sole è la testimonianza che c'è una dignità che precede le diversità. C'è una paternità uguale per tutti. E senza questa certezza, senza questo sguardo ovvio su quello che mi è di fronte, io non avrò rispetto e non avrò una parola capace di dialogo. Credo che gli altri siano buoni, sentite questa frase, poi ve la leggeremo alla fine in tutto il suo contesto, non vi dico di chi è, probabilmente qualcuno già la conosce. Credo che gli altri siano buoni e che devo amarli senza timore e senza tradirli mai per cercare una sicurezza per me. Questa è la base di quell'atteggiamento di frate Francesco. Allora, un uomo coraggioso, un uomo appassionato, un uomo coraggioso e un uomo rispettoso. Questo uomo mette in campo una intelligenza politica efficace. Appunto, la strategia per trovare soluzioni politiche di pace. E ha un doppio passaggio, mamma mia, il doppio passaggio, mi dispiace, ma farò proprio in fretta, poi avrete modo di leggere il libro quando uscirà. Un doppio passaggio, sia nei confronti del lupo, il dialogo lo vedremo veloce, sia nei confronti di quelli di Gubbio. Parla con le stesse categorie e con lo stesso approccio, sia con il lupo sia con gli altri. E dunque una possibilità di farli dialogare alla pari, con una strategia uguale per ambedue i casi. Non c'è il buono, non sono i buoni e il cattivo. Ci sono diversità problematiche tra loro, il cui bisogno di riconoscere le proprie problematiche e le possibilità di superarle, questo è il centro della sua strategia politica. Allora, nei confronti del lupo, prima gli dà una coscienza nuova tra verità e gratuità. C'è il genere per conto vostro. Tu lupo sei, hai meriti la forca perché fai un sacco di danno e sei un omicida, gliele dice tutte. Gliele può dire tutte, sapete perché? Perché il lupo ha incontrato un uomo che
che gli vuole bene, che lo rispetta. E la verità che gli dice non è una verità di giudizio, ma una verità che illumina lo suo stato. Dunque, la possibilità di dire la verità, perché senza questo non si va da nessuna parte, è possibile se tu incontri qualcuno la cui verità non è rivalità, ma è un atto di amore. Ma tu sei così, però io voglio fare grazia. Ma io ti voglio regalare la pace. Tu non te la meriti, ma io ti voglio regalare la pace. Questo sarà altrettanto con quelli di Gubbio. E io voglio regalarti la pace, un dono immeritato, la gratuità, la verità, di fronte alla quale non c'è giudizio, ma c'è la gratuità. Questa è la scintilla della vita. Primo. Secondo elemento è la promessa. Qui è il nucleo politico. Promesse incrociate per un patto di pace. Tu non avrai più fame, ma tu promettimi. Francesco capisce che qui non c'è la buona volontà. Non può insistere sulla buona volontà. Fai il buono. Occorre innanzitutto incontrare, capire i problemi da cui nascono le cause, da cui nascono le difficoltà. Se questo poraccio avrà fame, sarà sempre un lupo arrabbiato. Dunque già il lupo, più lo metti nella fame, allora bisogna risolvere questo problema. Io ti garantisco che tu mangerai. Riconosce al lupo che vi era una questione di bisogni e di giustizia che sgravava la sua situazione. Sei lupo e dunque sei quello che sei, però effettivamente c'è una situazione che ti precede e che peggiora la tua situazione. L'importanza di trovare le cause del problema. Questa intelligenza politica, la cui analisi a volte è complessa e articolata, non si può ridurre in formule veloci. Ma tu promettimi di abbandonare i tuoi atteggiamenti, la richiesta di responsabilità morale su se stessi, entra in una logica di giustizia, di rispetto delle leggi, di entrare in un clima, quello della città, che ti chiede di essere un uomo che gestisce se stesso, che cresci culturalmente e moralmente. Io ti prometto questo, ma tu dovrai gestire te stesso in un pensiero di te, in uno stile di vita che sarà impegnativo per te. Me lo prometti? Sarà interessantissimo. Due volte io gli dico: oh lupo, frate lupo, ma me lo prometti? E lui, c'è il famoso gesto che gli dà la zampa, no? Gli dà la mano, bellissimo testo, dice, c'è Dario Fo che fa, non so se l'avete visto, non so qual è il titolo, ma sul lupo di Gubbio. E dunque il bisogno, io ti prometto, tu prometti, il contratto tra, no? Incontrando una realtà cittadina, incontrando dei problemi che costituivano un po' il nucleo. L'intelligenza di quest'uomo appassionato che capisce qual è il problema e chiede, prometto un cambiamento ma tu impegni. Altrettanto fa con gli egubini, anche per loro fa lo stesso discorso, lo stesso due passaggi, e cioè l'assunzione delle proprie responsabilità per nuove possibilità, perché lui è il lupo, ma voi non è che siete di meno, I vostri peccati vi porteranno all'inferno. Cioè, duro, faccio un pesante. E il peccato in fondo qui è la incapacità di accogliere l'altro, il vostro egoismo di autoaffermazione, di autodifesa, di autogestione, uno sguardo duro sul diverso, su quello che ti scomoda, e sarai. Tu, dice Francesco, tu hai paura della piccola bocca come il lupo e non hai paura della grande bocca dell'inferno, perché la tua situazione è a causa dei tuoi peccati, sai, non è il lupo la causa dei tuoi problemi. Il lupo ti fa da specchio, gli stava dicendo. E lì c'era un meccanismo tipico per evitare i problemi interni, si coagula tutti i gruppi e per evitare di parlare sulle proprie difficoltà, sul il problema è lui, è trovato il nemico, tu sei esente dal guardare i tuoi problemi. Il lupo faceva da coagulava le diversità conflittuali su di lui. E Francesco li inchioda sulla verità, no? Perché ci avete problemi seri tra voi. E dunque fare penitenza, c'è quella parola, dice fare penitenza, cioè cambiare di prospettiva politica del vostro stare insieme e delle relazioni che avete con
un cambiamento di pensiero. La penitenza è la metanoia, un modo di nuovo di pensare, che è capace anche di includere l'altro. E l'altro in un modo molto forte. Ma quell'inclusione significa che tra voi vi siete accolti, c'è una capacità politica di integrare la diversità che siete tra voi. E dunque accoglierete anche il diverso. Fate penitenza, cambiate di prospettiva. Un cambiamento di prospettiva è il quale diventa allora una proposta di pace. Perché questo vi permetterà una novità di vita, ma voi dovete due cose: dategli da mangiare, in fondo sono stati chiamati gli occupini a toccare il loro piatto, abbondante, tanto abbondante, bene, togliete qualcosa, se volete il dono della pace dovete togliere qualcosa, dovete coinvolgere il vostro quotidiano, il vostro mangiare, il vostro benessere, condividere, perché questo vi regalerà qualcosa di molto più importante che un piatto abbondante ma vissuto con nella rabbia e nella concorrenza. Allora toccate il vostro piatto, secondo, ogni giorno una fedeltà quotidiana a questo impegno di condivisione, di giustizia, quella quotidianità che chiedete al Padre nostro ogni giorno, dacci il nostro pane, cioè dacci la pace, ma la pace te la darà se tu dai un pezzo del tuo pane a Lui. Dio ti darà la pace se tu la condividi, il tuo benessere, ogni giorno condividi il tuo cibo, aggiungi un posto a tavola se vuoi avere un amico in più. Qui non si tratta di fare i buoni, si tratta di essere intelligenti. Non credi che avere un amico in più avvantaggia la qualità della tua vita e ti permette un benessere vero? Una condivisione con l'altro non aumenta la vita, non è un grande vantaggio su tutto il resto della tua vita avere un amico e non un nemico. I vantaggi di vivere nella pace che favoriscono anche il benessere e la prosperità. Cioè, quello che sta dicendo Francesco non è un buonismo perché poi Dio ci premierà di là, o se non lo facciamo poi Gesù piange. Si tratta di essere intelligenti, perché ne ricaveremo tutti un vantaggio, tutti una qualità della vita. Diminuendo il tuo benessere lo aumenti. Chiudo, perché il miracolo della familiarità, dice il testo, essi aggirava il lupo tutto docile, contento, c'è un cambiamento generale di lui e di loro, e c'è un clima di festa, un clima di serenità, e il lupo può camminare, dice, domesticamente in mezzo a loro. Io nel libro lavoro molto sulle due parole, ammaestrare e addomesticare. L'ammaestrare vuol dire al maestro, l'incontro con un maestro che ti permette di entrare a casa, ti addomestica. Francesco è il maestro che ha addomesticato, cioè ha portato a casa il lupo di tutta la gente. Ma anche gli occupini furono ammaestrati per essere addomesticati. Anche loro hanno avuto il bisogno di un maestro, di un mediatore politico. Allora, il mutuo addomesticamento tra i cittadini e lui, l'incontro tra i due che si vedero prossimi e non erano poi così pericolosi, anzi potevano stare insieme, anzi alla fine era bello avere questo lupo, la sua diversità accolta che non è più pericolosa, e diventa bello averlo in lui, ti fa crescere culturalmente, ti fa avere uno sguardo più grande, che cambia anche i sentimenti. I Dugubini non furono soltanto fedeli a quello che avevano promesso, ed è moltissimo, ma questa fedeltà alla giustizia reciproca dette a loro anche dei sentimenti nuovi, lo nutricavano cortesemente, bellissimo,
c'è una amicizia che mi lo nutricavano cortesemente, c'era con gioia e allegria, che bello che c'è lui, e lo chiamavano sicuramente frate lupo, l'avranno chiamato frate lupo, lupo non lupo ma frate lupo. E quando morì, dice, loro soffrirono molto, dopo 2 anni morì. E perché moriva con lui una presenza bella, ma anche una memoria di Francesco. Era il suo camminare domestico, ogni tanto gli andiamo probabilmente qualche volta il lupo morendo, ma poi io ritornava in una appartenenza. Il lupo era il lupo, però fondamentalmente si era appunto integrato. E quando morì, oltre ad averlo perso, per perso un amico, un po' particolare ma amico, avevano paura di perdere la memoria di Fratello Francesco, quell'uomo politico che aveva regalato la pace. Chiudo. Qui ho trovato questa immagine, insomma, non trovo la meno peggio che ho trovato, di Fratello Lupo e Fratello Francesco. Allora, una pora, e dissero felici e contenti, finché morte non le divisero, potremmo chiudere il testo, no? Una parabola a lieto fine, o era meglio un racconto realista, perché sapete, le favole finiscono sempre in lieto fine, ma la vita non è così evidente, finisce bene e poi si rincasina, e poi insomma il lieto fine sicuro, fisso, non è sempre così ovvio, ed è una parabola bella, ma che forse non è così realista, se avesse Francesco fatto questa strategia, fosse arrivato e fosse diventato il capitano di una intelligente, efficace battuta di caccia, capace di prendere il lupo e di ammazzarlo, riportarlo, questo è il racconto, lo riportavano a Bubbio e fanno una bella liturgia di ringraziamento al Signore di essere riuscito ad ammazzare lui. Sentiremmo questo racconto realista ed efficace, più bello e più consolante, più vero, più importante di quello che conosciamo con interrogativi, o ci lascerebbe col mal di panza, perché ti ripropone che non siamo capaci di pace, e invece tu c'hai bisogno di questo sogno, guai a smettere questo sogno, e tutti coloro che vogliono uccidere questo sogno sono dei criminali, perché non ci fanno essere quegli uomini che credono a ciò che è bello, che la pace è possibile. Allora guai a smettere di sognare per un realismo che diventa cinica indifferenza o violenza, punto e scritto. Allora questo racconto è una parabola, si sarebbe potuto dire molto di più, e appunto rinvio al libro in diretta su quello che dovrà uscire tra qualche mese, per giugno deve essere pronto perché sarà presentato, ma allora vorrei chiudere però, dopo quello che ci siamo detti riguardo alla azione politica evangelica di Francesco, raccontata da quella parabola, con Papa Francesco, la parola a Papa Francesco, con dei testi nei quali ritroviamo la continuità assoluta degli stessi contenuti. Io prendo dei passaggi dalla Evangelii Gaudium, che probabilmente già conoscete, anche di testo l'enciclica indubbiamente, ma è un'enciclica programmatica di un modo nuovo su molti punti di vedere il Vangelo e di vedere il modo di annunciare il Vangelo, e dunque il rapporto tra la Chiesa e questo mondo. Ha davvero toccato i nutri fondamentali dell'autocoscienza e della relazione con gli altri, cambiando profondamente le prospettive, non noi e gli altri, ma noi insieme agli altri, grosso. In qualche modo appunto riprendendo le categorie del Vaticano II, questa novità fortissima che la coscienza della Chiesa aveva proposto in quell'assise ecumenica conciliare, laddove si smetteva finalmente di dire noi contro il mondo, la Chiesa dalla Unità Italiana fino al Vaticano II c'è stato un arroccarsi su
su questo scontro all'ultimo sangue contro i cattivi di questo mondo, scomunicati tutti, no? Perché contro la fede, perché ci ha tolto il potere contemporaneo, tutta quanta una questione. Il moderno, il modernismo è stato visto come l'aggressione alla Chiesa e al suo potere, detto in modo. E il Vaticano II ha detto: no, noi non stiamo qui per difendere noi stessi, ma stiamo per dare una parola buona a questo mondo. Liberi dei nostri interessi, dovremmo essere finalmente spogliati. Diamo un regalo di gratuità, la, come dice il Gaudium et Spes, inizia le sofferenze, le gioie, le speranze, le tristezze, le sofferenze del mondo ci appartengono. In questa famiglia umana, apparteniamo alla famiglia umana. Secondo il criterio che Gesù dà nel discorso della montagna, perché voi siete, quando vi legge la mitezza, la misericordia, la pace, no, beati coloro che vivono in questo modo, perché voi così sarete o siete, che dice alla fine di quei versetti del capitolo 5 di Matteo, perché voi siete allora sale e luce del mondo. E sapete che il sale e la luce, il sale è evidente, ma anche la luce, e si perde perché l'acqua sia salata, e la luce perché il mondo sia colorato. A fondo per tutto, non per affermare se stessi, ma per un dono di gratuità. A fondo per tutto. Qui non voglio iniziare a fare una catechesi su chi siamo noi e dunque cos'è la Chiesa, ma indubbiamente non siamo cristiani per salvarci l'anima. Non siamo diventati cristiani per salvarci l'anima. Se ci fosse un criterio del genere, saremmo degli egoisti quali pensano alla propria animaccia per come salvarla. E dunque in un egoismo strutturale di tipo religioso, Gesù dice che voi siete un dono per il mondo, come il sale e come la luce. Questo è il ribaltamento delle logiche da quella egoistica autocentrata e autoaffermata a quella del dono, di gratuità e di compassione di un mondo che ci sta a cuore. E la sorte degli altri ci appartiene. Queste sono la rivoluzione evangelica. Allora, i testi di Francesco ci ricordano questo modo qui. E sapete che questi testi e il suo modo di fare, gli procura tanta ammirazione, per fortuna, ma anche tanta opposizione. Ho avuto la fortuna, come dicevo prima, abbiamo avuto la fortuna con i Cappuccini delle Marche di avere un incontro con lui, un'udienza dove abbiamo fatto per 2 ore di dialogo, così, e poi abbiamo mangiato insieme. Ha preparato qualcosa per noi, abbiamo mangiato noi, perché uno tra noi, intanto che prima di adesso voi andate a iniziare a mangiare, che io devo fare una cosa, che non posso mandarci un altro al posto mio. Poi vengo, come che fate dopo? E durante l'incontro gli dicevo: sa Papa Santità, lei con questo modo di parlare, perché parlava contro il clericalismo, il nostro problema, il clericalismo vuol dire il potere, lo spirito mondano del studiato un attimo, l'autoaffermazione sugli altri. E dico, già tanti nemici, sa. E dice, lo so. Però non si possono avere tutti amici. E quell'altro, ma non voglio fare un. Quell'altro che sapete che è morto in un modo un po' triste e violento, condannato da tutti fuori dalla città, e non si può avere tutti amici. Per essere davvero amici degli ultimi. Perché quelli che hanno il potere, la cosa gli disturba molto. Di questo ribaltamento delle logiche, del potere gerarchico. E del potere, del dominio sugli altri. Anche fatto nel nome del Vangelo è sempre dominio, eh? Non è che cambi molto. Allora, 2 tipi di considerazioni, di testi voglio leggervi. La conversione, un modo nuovo di pensare la vita, dal cristianesimo mondano a quello evangelico. C'è un cristianesimo mondano, e sentiremo che tipo di mondanità il Papa sta proponendo come pericoloso.
perché in fondo, sapete, l'autoaffermazione di tipo politico, economico, militare, sessuale, che so io, e quello religioso non cambia nulla, eh? Il principio è lo stesso. Allora, che dice il Papa? La mondanità spirituale, lui appunto, quando abbiamo avuto questa chiacchierata, gli chiesi: Santità, ma cosa è la cosa che più la fa soffrire nella Chiesa e qual è il miracolo che lei vorrebbe che Dio faccia? Ci liberi dalla mondanità. E di questo tipo, non la voglia di potere, questo è il mondo. La mondanità spirituale che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa, qui va giù pesantissimo, consiste nel cercare al posto della gloria del Signore la gloria umana ed il benessere personale. È quello che il Signore rimprovera ai farisei, uomini molto religiosi, molto religiosi. E come potete credere voi che cercate gloria gli uni degli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Si tratta di un modo sottile di cercare i propri interessi e non quelli di Gesù Cristo. Assume molte forme a seconda del tipo di persona e della condizione nella quale si insinua, dal momento che è legata alla ricerca dell'apparenza. Non sempre si accompagna con peccati pubblici e all'esterno tutto appare corretto. Ma se invadesse la Chiesa, sarebbe infinitamente più disastrosa di qualunque altra mondanità semplicemente morale. Se Francesco fosse stato un uomo o avesse avuto questo stile di vita mondano, spiritualmente mondano, sicuramente non avrebbe avuto nessun interesse per lui, perché avrebbe perso soltanto, non avrebbe guardato nulla. E conclude: fanno questa gente che vive il mondano spirituale e non quello evangelico, fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato. Qui, capite, qui c'è stata una levata di studi su un certo settore, come inaccettabili queste parole, ho poverato durissimamente. È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l'accesso alla grazia si consumano le energie per controllare. In entrambi i casi né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. Se l'avesse detto uno di questi un po' strani, no? Che teologia della liberazione, non so, no? Posso interrompere un secondo? Sì. Però sono d'accordo, praticamente. No, se può essere non d'accordo, sai perché. Mi chiede, ma non credi, ma anche Papa Francesco lo sa benissimo, che sia stato tutto preparato linearmente anche dai papi precedenti, cioè è arrivato questo al modo, è arrivato il lupo di Mugliano, è arrivato il lupo di Giovanni Paolo II, Benedetto, cioè siamo arrivati perché non si poteva arrivare in colpo là. Ma sicuro, noi adesso lo stiamo dicendo, c'è lo spirito che lavora. Chiaro. Ma c'è anche una modalità caratteriale della carne di questi uomini che mediano il Vangelo e la parola a noi. Dunque accettiamo che c'è uno stile che è buono per noi oggi, come lo era con Giovanni Paolo II. Poi magari, io dico sempre, con tutti i rispetti di questo mondo, c'è un fiore, già a me piacciono le rose, a un altro piacciono le margherite, alla fine, insomma. E ci sono stili diversi con i quali si può essere. A me sembra che partendo da frate Francesco ci sia una continuità più immediata con questo linguaggio che con l'altro, ma questo non toglie il fatto che uno è buono e l'altro è cattivo, eh? Ci sono stili di evangelizzazione, è come dire il mondo francescano, i frati minori e i gesuiti, i
cappuccini che nascono insieme ai gesuiti, sono due stili profondamente diversi, eppure tutti e due capaci, che vogliono annunciare il Vangelo. Per cui c'è uno stile qui di Papa Francesco, nel quale, a mio avviso, conoscendo Frate Francesco, c'è una continuità abbastanza interessante. Adesso lo vedremo tra un attimo. E qui c'è la conversione, c'è un modo nuovo di vedere se stessi e gli altri, da cui nascerà uno delle scelte interessanti. Dalla conversione a una modalità di approcciare gli altri, appunto per uscire e incontrare l'altro, uscire dai bastioni, abbattere i bastioni, diceva un grande teologo negli anni 60, prima del Vaticano II, abbattere i bastioni, quelli che ci siamo creati nell'ultimo periodo per difendere questa cittadella assediata dai cattivi. Allora il Papa dice oggi, ripetendo quello che diceva sicuramente Giovanni Paolo II e tutta la Chiesa dopo il Vaticano II, ma lo dice in un modo così bello, così forte, così evangelico, che diventa fortissimo come ascolto, tanto forte da diventare per alcuni inaccettabile, per uscire e incontrare l'altro. Questa conversione è dunque non preoccupato di difendere il tuo mondo, ma la compassione per questo mondo a cui voglio regalare me, perché ha bisogno della mia presenza. Allora, preferisco, qui siamo al numero 49, preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Frate Francesco che lascia Cupio con il rischio di tornare dentro mezzo sgraffignato, sporco, impaurito, slacerato e fallito. Cioè, vale, ha provato, ma ha fallito. Che è meglio quell'uomo lì o un uomo che sta su in alto, lontano, a fare la predica e a dire tu brutto lupo, ma senza mai incontrarlo? Non voglio una chiesa preoccupata di essere il centro, che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessione e procedimenti. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare, date voi stessi da mangiare, mettiti in bocca. C'è una preoccupazione di parte di Francesco di questa passione per un mondo lacerato. Ma porca miseria, possibile che io non posso far nulla? Che cosa ci sta a me? In questa solitudine in cui a volte la vita ti chiede di stare per essere un profeta, e i profeti sono pochi. Poi i profeti di grandi cose, ma anche del piccolo, ogni giorno, per la passione della giustizia, la verità, la concordia, per la condivisione. Che cosa è chiesto a me? Quali spazi, quali mura mi sto gestendo perché in fondo ho paura e non le voglio uscire da lì perché in fondo mi fa paura? E noi, sai, io sto parlando a voi, ma sto pensando a me, voi frati, con i nostri conventi, con le nostre strutture, dei quali ci andiamo a morire come topi in gabbia, sempre più grandi, perché loro rimangono così e noi che diminuiamo, e là dentro a gestire il nulla, a volte forse impauriti anche di essere coraggiosi e non avere più fantasia politica. E l'altro, l'ideale cristiano inventerà sempre, ecco qui la, siamo nel numero 88, inventare, avere la passione vuol dire avere l'intelligenza di trovare vie possibili. La misura di una passione si vede dalla capacità di essere intelligenti, di essere accorti, di essere lungimiranti, no? Una vivacità che nasce da questa passione per la vita. Allora dice, l'ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone.
Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato o verso il circolo ristretto dei più intimi e rinunciamo al realismo della dimensione sociale politica del Vangelo. Come tanti gatti in amore, pelosi e morbidosi che ci troviamo l'uno con l'altro, no? In spazi religiosi. E forse il nostro, in realtà, dell'Ops rischia a volte questa volta. E noi frati lo favoriamo. Un po' di devozione, un po' di calore umano, un po' di fraternità, queste parole qui, ma una capacità di essere presenza, no? Bella, fantasiosa, coraggiosa, appassionata, rispettosa, quei valori che dicevamo. Perché così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne né senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediante apparecchi sofisticati da schermi e sistemi che si possono accendere e spegnere a comando. Nel frattempo il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro. Qui c'è il lupo, eh? Qui c'è il lupo. Il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e il suo odore, ci vi aggiungerei, avere la puzza, dice la parola, e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio nella sua incarnazione ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Qui sono parole bellissime. Poi non so come dargli vita, io non lo so, ma che queste parole siano belle e ti fa dire: magari, Signore, potessi viverlo con la mia gente, con il mio mondo, il mio lavoro, perché il mondo in me fiorirebbe, sarebbe più bello e più buono. Bello e il buono che sono, non è una logica, un sapore, magari sono parole potenti, non perché Dio lo vuole, fratelli, ma perché tocca il cuore e gli dà una possibilità di credere alla vita e di essere una buona parola, una buona notizia. Chiudo con questo testo, lo leggo. È un testo che io l'ho conosciuto qualche giorno fa, è stato regalato e ignorante come sono, non so se lo conoscete, se ve lo conoscete lo leggiamo insieme, poi vi dico di chi, ma è un pezzettino, l'abbiamo ascoltato prima. Questo è un testo di una bellezza unica, io sono rimasto folgorato. Allora, voglio credere in Dio Padre, è un credo, il credo della vita. Voglio credere in Dio Padre, che mi ama come un figlio, e in Gesù, il Signore, che ha infuso il suo spirito nella mia vita per farmi sorridere e portarmi così al regno di vita eterna. Io spero di non emozionare. Credo nella storia che è stata trapassata dallo sguardo di amore di Dio e nel giorno di primavera, 21 settembre, non è sbagliato, è 21 settembre, mi ha portato all'incontro per invitarmi a seguirlo. Credo nel mio dolore, infecondo per l'egoismo, nel quale mi rifugio. Credo nella meschinità della mia anima, che cerca di inghiottire senza dare. Credo che gli altri siano buoni e che devo amarli senza timore e senza tradirli mai per creare una sicurezza per me. Credo nella vita religiosa, credo di voler amare molto, credo nella morte quotidiana, bruciante, che fugo ma che mi sorride invitandomi ad accettarla. Credo nella pazienza di Dio, accogliente, buona come una notte d'estate. Credo
che papà sia in cielo insieme al Signore. Credo che anche padre Duarte stia lì intercedendo per il mio sacerdozio. Credo in Maria, mia madre, che mi ama e mai mi lascerà solo. E aspetto la sorpresa di ogni giorno nel quale si manifesterà l'amore, la forza, ma anche il tradimento e il peccato, che mi accompagneranno fino all'incontro definitivo con quel volto meraviglioso che non so come sia, che fuggo continuamente, ma che voglio conoscere e amare. Bellissimo. Sapete di chi è? Di Bergoglio, quando divenne sacerdote. Ed è il suo credo che scrisse da sacerdote per aprirsi alla vita di sposo, dove c'è un credere anche alla propria contraddizione, che è uno spazio buono. Uno spazio buono che non contraddice il desiderio più grande della vita, che a cui crede come possibilità, nonostante tutto. E mettere insieme tutte e due, la parte nostra povera, ma anche il grande desiderio, e credere a questo pasta, questa è la carne. L'ho trovato perché uno me l'ha mandato, qualcuno me l'ha mandato, una sorella, una sorella, poi l'ho trovato in internet, ho chiesto credo di Bergoglio, e c'è una pagina di un giornale della stampa di diversi anni fa, e dove alla fine metteva questo testo, e io l'ho copiato, ma dovrebbe essere facile appunto a trovare, non solo di poesia. Credo di Bergoglio, il credo di Bergoglio, credo di Bergoglio, e troverete questo testo. Questo è credo che sia un po' il credo che frate Francesco avrebbe proclamato senza problemi, e che quell'uomo che proclama questo testo è quell'uomo che, nonostante le sue paure, ha il coraggio di mettersi in cammino di fronte a lui, perché ci crede alla vita, anche se questo credere alla vita costa a volte molto, ma ripaga in quantità e in qualità la sua esistenza. Questo mi sembra che il Papa e Frate Francesco e Papa Francesco insieme ci aiutino a credere e a sperare. Allora, io credo che possiamo dedicarci, sono una mezz'ora che parlo, perché potremmo dedicare un po' di tempo a un confronto, abbiamo un bel pezzo di tempo, una mezz'oretta, e dunque lo spazio è importante per un po' di dibattito. Grazie.